Visualizzerei a schermo questo famoso cedolino e così analizziamo voce per voce quello che c'è, quello che poi finisce realmente dentro le tasche del personale scolastico, dei docenti e degli altri. Lo visualizziamo, lo vediamo a schermo, lo mettiamo ora qui, lo mettiamo così e daremo la possibilità a tutti di vederlo. Chiaramente abbiamo oscurato i dati sensibili, come lo potete vedere, lo scorro così velocemente, ma ora Francesco lo analizzerà voce per voce. Francesco, ti chiedo anche la cortesia di ovviamente di specificare anche a che grado, no? Che grado corrisponde, se è un neoinvestiruolo e tutto così. Specifichiamo che questo cedolino è a titolo esemplificativo, quindi chiaramente è reale, ma è esemplificativo. Poi tratteremo dopo, diciamo, l'analisi del cedolino, le risposte ad alcune domande, sempre in ambito generale, perché è chiaro che una consulenza personale in diretta su Facebook non si può fare. Ecco, preciso questo, sì, un avviso ai naviganti. Prego, adesso il microfono è tutto tuo. Allora, questo è un cedolino non solo di un docente, ma del personale ATA, di un dirigente scolastico e anche di qualsiasi dipendente pubblico. La struttura è sempre la stessa. In alto vedete la intestazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MEF. La rata riguarda il mese di luglio 2022, quindi è recentissima. Sulla destra della stessa linea trovate che questo è un cedolino che ha un determinato numero. Quel numero di cedolino si riferisce esclusivamente a quella persona che ha un cognome, un nome, un codice fiscale, una data di nascita, una località dove riscuote. È un numero di partita di spesa fissa, che basterebbe solo la partita di spesa fissa per dire che si tratta di quel signore e di nessun altro. Sulla destra trovate l'ente di appartenenza, perché siccome è un cedolino che viene erogato per il personale della scuola, per i dirigenti scolastici, per i dipendenti della ragioneria, anche per quelli degli enti locali e della sanità. Allora, qui ci mette il Ministero dell'Istruzione, quindi sappiamo che ci stiamo riferendo alla scuola. Ufficio responsabile, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma. Naturalmente questa ha un codice fiscale e l'ufficio di servizio è la scuola dove costui presta servizio. La parte immediatamente sotto è la posizione giuridico-economica. E qui si tratta di un dipendente sicuramente a tempo indeterminato, c'è scritto sotto, tipo rapporto tempo indeterminato. Quindi non si discute, non si discute. Stiamo parlando di un docente di ruolo. Ma che tipo di docente è? È un docente di scuola media superiore, lo trovate a sotto a tempo indeterminato trovate scritta fascia e c'è scritto 28. E a destra della stessa fascia c'è scritto qualifica KA08, scadenza. La scadenza riguarda la classe stipendiale. Scadenza è 30 giugno 2024, il che significa che se costui dovesse andare in pensione il primo settembre 2024 ci andrebbe con la classe 35, perché se 28 scade il 30 giugno 2024, il primo luglio 2024 starebbe a classe 35. A sinistra trovate scritto tipo di liquidazione. Tipo di liquidazione c'è scritto TA.
TFS. TFS sta per trattamento di fine servizio. È la cosiddetta indennità di buonuscita che viene erogata a tutti coloro che sono stati assunti in ruolo entro il 2000. Chi è stato assunto in ruolo dal 1 gennaio 2001 in poi non si trova più col trattamento del TFS, ma con il TFR, trattamento di fine rapporto. C'è una differenza tra i due, perché il trattamento di fine servizio viene calcolato al termine dell'attività lavorativa, perché si prende l'ultimo stipendio, è l'ultimo stipendio però costituito soltanto da stipendio tabellare e indennità integrativa speciale. Non ci rientra l'RPD, la retribuzione professionale docente, e non ci rientra neanche il compenso individuale accessorio degli ATA, o anche l'indennità di amministrazione del direttore amministrativo, del DSGA, e c'entra soltanto stipendio tabellare e l'indennità integrativa speciale. Allora si prende l'ultimo, dell'ultimo si calcola l'80%, poi si moltiplica per 13, si divide per 12 e poi si moltiplica per il numero di anni cui si ha diritto per la liquidazione. Gli anni cui si ha diritto per la liquidazione sono quelli effettivi e quelli riscattati ai fini della buonuscita. Per cui il calcolo va fatto necessariamente alla fine. Il TFR invece è un salario differito, e in quanto salario differito, deve essere calcolato mese per mese, perché è il 6,91 della retribuzione lorda, compreso l'RPD in questo caso, per 13 mensilità. Ma se in un anno la retribuzione cambia, cambia anche il TFR per quei mesi in cui è cambiato. E quindi il calcolo dovrebbe essere fatto, se non mese per mese, anno per anno. È diverso quindi. E poi il TFR subisce una rivalutazione nel tempo, mentre il TFS, calcolandolo alla fine, solo alla fine sappiamo qual è il lordo e il netto. Bene, poi ci sono dettaglio detrazioni, perché ogni lavoratore ha diritto, soltanto perché è lavoratore, a delle detrazioni, cioè a dei benefici fiscali su quello che deve pagare di IRPEF. Quindi nel momento in cui arriviamo all'IRPEF che deve pagare, sull'IRPEF che deve pagare dobbiamo togliere le detrazioni, quello in questo caso da lavoratore dipendente. Potrebbe avere il coniuge a carico, potrebbe avere i figli a carico, potrebbe avere figli minori di 3 anni, e allora qui ci sarebbe la somma relativamente ai familiari, che si aggiungerebbe poi ai 114 di detrazioni, e avremmo un totale che sarebbe diverso da 114. Sotto c'è gli estremi di pagamento, cioè il pagamento è per rimessa a un istituto di credito, qui c'è anche l'indirizzo e qui c'è il codice IBAN che noi abbiamo provveduto a eliminare. Il primo foglio, Andrea, puoi farlo scoprire? Certo. Ecco, sì, un attimo che cerchiamo appunto di metterlo nella posizione quella corretta. Abbiamo un attimo qualche difficoltà. Questo è il secondo foglio, il primo. Ecco, questo. Eccolo qua. Questo è il primo foglio. Eccolo qua. Dopo gli estremi di pagamento abbiamo i dati riepilogativi della retribuzione. Attenzione, qui trovate sulla destra le competenze, che sono le retribuzioni, e vedete che sono divise in due parti. Sulla prima c'è soltanto
lo stipendio tabellare e l'indennità integrativa speciale. Mentre nella seconda ci sono altri assegni. In questi altri assegni ci sono le vacanze contrattuali, che si danno quando il contratto non si chiude, nell'attesa diamo una vacanza contrattuale. Sì. Le vacanze contrattuali. No, poi lo esaminiamo nei particolari. Adesso mi serviva sempre il primo foglio. Sì, aspetta un attimo. Purtroppo ecco, abbiamo un po' ecco, dei problemi con la visualizzazione. Lo cerco di modificarlo. Allora, tu volevi quindi il primo foglio. Sì, intanto ancora il primo. Purtroppo con StreamYard abbiamo poi qualche, eccolo qua. Allora tu vuoi vedere questa parte qui, eccola qua, quella lì. Questa qui, tutta questa, ingrandiscila un po' se è possibile. Sì, un attimo, abbiamo una difficoltà, cerchiamo, purtroppo è il bello della diretta e ci sono anche delle cose da dover risolvere con la visualizzazione per permettere anche ai nostri utenti di vederlo bene. Ecco, spero che adesso si veda. Allora, ci abbiamo i due blocchi, stipendio e altri assegni. Poi ci sono le ritenute. Le ritenute sono divise in fasce. Ci sono quelle previdenziali, quelle previste per legge, tipo le ritenute per l'opera di previdenza, le ritenute per il fondo credito, le ritenute per l'INPDAP per la pensione, altre, per esempio gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria hanno anche l'ENAM, che è un'altra ritenuta, che però hanno solamente loro. Abbiamo un attimo avuto un problema, lo recuperiamo subito. Aspetta un attimo, eccolo qua, così lo vediamo subito a schermo, così lo condividiamo, eccolo qua, ecco qua. Vai, continua. Adesso ci sono quelli fiscali, che sono le ritenute dell'IRPEF al netto delle detrazioni, e altre ritenute. Le altre ritenute sono naturalmente addizionali regionali, comunali, e sotto ci sono anche dei conguagli, perché hanno fatto dei conguagli tra quello che era stato pagato e quello che si doveva pagare. Sulla destra in basso trovate il lordo dello stipendio, che è 3022,58. Tutte le ritenute a sinistra del lordo totale sono 1041,67. La differenza tra il lordo e le ritenute è 1980, che è lo stipendio netto. Quindi, Francesco, sul lordo di 3.000 euro per un docente di scuola superiore, sono più di 1.000 euro di ritenute. Sono più di 1.000 euro di trattenuto, quindi praticamente il 30%. Sì, qualcosina in più, anche qualcosina in più. All'incirca, sì. Io di solito dico sempre un terzo. È vero, un terzo, è più facile. È quasi un terzo del lordo va praticamente in trattenute, quindi il netto è 1.980 euro. Ecco, questo mi sembra abbastanza chiaro, ma il cedolino non finisce qua, perché c'è un'altra pagina. Adesso vediamo la seconda parte. La seconda parte è quella dettagliata. La prima serve per vedere la posizione giuridica, il tipo di liquidazione, a chi versare questo stipendio, e poi i blocchi di cui abbiamo parlato. Adesso guardate bene. Stipendio è costituito dallo stipendio tabellare e dall'indennità integrativa speciale. L'indennità integrativa speciale sarebbe la vecchia scala mobile, che corrispondeva all'incirca
a poco più di 1 milione di lire, che si differenziava tra docenti e ATA di poco, perché considerate per esempio che l'insegnante di scuola media e superiore ha 500,30 al mese, mentre l'insegnante di scuola elementare a 513,01, insomma, roba. Sono lievi le differenze. Quello viene 6.459, l'altro viene 6.348, quello del collaboratore scolastico viene 6.170, faccio per dire. Questa è la, però è la vecchia scala mobile, che era poco più di 1 milione di lire vecchie. La seconda parte sono gli altri assegni. E quali sono? Una prima vacanza contrattuale che è stata data a... Francesco, perdonami, specifichiamo anche cosa significa indennità di vacanza contrattuale, per favore. Indennità di vacanza contrattuale significa che il contratto era scaduto nel 2018. Se nel 2019 non c'è il rinnovo, nel 2019 mi devi corrispondere una piccola somma a mo' di acconto che si chiama vacanza contrattuale. È il 30% che scatta dal primo di aprile e il 50% che scatta dal primo di luglio. Ora, noi abbiamo una prima vacanza contrattuale, che è quella di luglio 2019, una seconda vacanza contrattuale che è scattata con quello che doveva essere il terzo anno, cioè l'altro anno per il contratto, perché il contratto doveva essere 19, 20 e 21. Non me l'hai fatta e mi hai dato la vacanza. 22, 23 e 24 c'è un altro contratto. Siccome non ho mai chiuso il precedente, mi devi dare la vacanza contrattuale del 2022. Ed è stato ad aprile il 30%, a luglio il 70%. E abbiamo queste somme. Per la prima vacanza 19,02 euro. Naturalmente qui cambia in base alla classe di appartenenza. Capito? Cioè in base alla classe di appartenenza abbiamo una somma. E la seconda invece è di 13,50. In più abbiamo la retribuzione professionale docente. Questa retribuzione professionale docente viene considerata un accessorio che entra in pensione solo in determinate circostanze, cioè quando si supera con quello che uno ha guadagnato il 18% dello stipendio tabellare. Andiamo adesso a vedere le ritenute. Ci sono quelle previdenziali. Quelle previdenziali si dividono in tre parti. Opera di previdenza, che sarebbero le ritenute per la buonuscita. E se ci fate caso, per l'opera di previdenza si prendono lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale e le due vacanze contrattuali. Non c'è la retribuzione professionale. No? Sì. Qual è la percentuale che viene calcolata sull'opera di previdenza? La percentuale sarebbe il 2%. Qui c'è scritto 2,50 su 80. Il 2,50 dell'80 corrisponde al 2%. Tant'è che una somma di 2.749, il 2% fa 54. Ci siamo? Quindi di fatto il 2,50 dell'80 corrisponde al 2%. Avrebbero fatto meglio a scrivere 2% per non confondere le idee. L'INPDAP è la ritenuta ai fini pensionistici. La ritenuta ai fini pensionistici riguarda tutte le somme, tutte quelle che stanno, tutte le competenze, con esclusione
di assegni familiari e i 100 euro della legge ex Renzi, poi diventata legge 3 del 2020. Va bene? Queste non entrano nella retribuzione, nell'IMPA. Tant'è vero che di quanto la somma dell'IMPA è superiore all'imponibile dell'opera di previdenza? Ve lo dico subito, di 273,20. E non è che sono un male, ma ho guardato qual è la retribuzione professionale. Se voi all'imponibile opera di previdenza aggiungete 273,20, otterrete 3.022,5. Su ecco, questa... Francesco, ci chiedono sulla la retribuzione professionale docenti, ecco, cosa consiste? Cioè, magari specifichiamolo ancora meglio. Allora, questa è stata una invenzione del sindacato che nel contratto del 96 ha detto che bisognava dare una somma per la funzione che uno svolgeva e si doveva dare pure al personale ATA. È stato chiamato accessorio, tant'è vero che nel personale ATA si chiama compenso individuale accessorio, mentre nel personale docente si chiama retribuzione professionale docente. Questa sia la CIA, no, il CIA, scusate, il compenso individuale accessorio, no, la CIA ci arresta. Sia il CIA e l'RPD vengono erogati per 12 mensilità, non per... Sulla tredicesima non ce l'abbiamo, la retribuzione professionale. Ma qualcuno potrebbe dire, e allora a che serve? Intanto a farti avere qualcosa di più. Intanto. Secondo, se tu fai delle attività aggiuntive, ti pagano con il fondo di stabilità. Fai delle ore aggiuntive, fai delle supplenze all'interno e ti pagano con il fondo di istituto e in un anno guadagni per esempio 5.000 euro l'ora. 5.000 euro l'ora più 273 moltiplicato 12 che vanno a finire a 3.600-3.700, quello che è. Ci calcoliamo noi il 18% dello stipendio tabellare. E quando diciamo stipendio tabellare dobbiamo prendere lo stipendio tabellare più le vacanze, moltiplicarlo per 12. A questo prodotto si calcola il 18%. E il 18% mettiamo il caso che faccia 4.800 è il 18%. Se io tra quello che ho guadagnato e la retribuzione professionale docente arrivo a 5.200, devo fare 5.200 meno 4.800, 1.400 euro mi vanno a finire nella seconda quota di pensione e mi vanno a finire anche nella terza, che è quella contributiva, perché serve ad aumentare i contributi e quindi il montante contributivo che mi dà l'ultima quota della mia pensione. L'altro elemento presente nelle ritenute previdenziali è il cosiddetto fondo credito. Qualcuno dice, ma che cos'è? È una ritenuta, vedete, di poche decine di qualche decina. 10,50 euro, a qualcuno sono 7 euro, a qualcuno sono 8, a qualcuno sono 9, a qualcuno sono 12. Serve perché noi come lavoratori dipendenti abbiamo diritto a chiedere i prestiti all'ex IMPDAP, all'IMPS, come volete, con un tasso agevolato. E allora e sapete quant'è? Sul lordo totale uguale a quello dell'IMPRA, cioè della pensione, viene applicato lo 0,35%. Lo 0,35%. E quanto viene? 10,58 euro. Però tutte queste somme, tutte queste
ritenute sommate assieme mi danno 331,5. Che sta scritto? Che sta scritto? Vedete? Nella sì. Lo vedete? 331,56? Questo sì. 331,56 deve essere sottratto all'ordo di 3022, perché io l'IRPEF non la devo calcolare su 3022, ma su 3022 meno 331, perché queste si chiamano deduzioni, cioè sono delle somme che vengono dedotte, cioè tolte direttamente dallo stipendio lordo, e in questa maniera abbiamo l'imponibile. Ora, se io faccio 3022,58 meno 331,56, io ottengo 2691,02. Io l'IRPEF, questo è l'imponibile, io l'IRPEF la devo pagare su 2691. Ora, siccome le aliquote IRPEF hanno subito una variazione rispetto alla precedente, agevolando naturalmente i lavoratori, perché da 15 a 28 mila prima era 28%, era il 28% di ritenuta, adesso è il 25%, quindi c'è stato un guadagno del 3%, come pure da 28 a 50, a 55 veramente, che era il 38 è diventato 35, e poi anziché avere una oltre i 75.000 c'era il 44%, oltre i 75.000 si paga lo stesso il 41%, quindi le aliquote sono diminuite alcune si sono ribassate e una è sparita completamente, il 44%. Allora, se noi calcoliamo l'IRPEF su 2691, ci viene 63,52. Adesso abbiamo le detrazioni, cioè per lavoro dipendente io ho diritto a una detrazione pari a 114 euro, e questa è un'agevolazione, e quindi il netto mi viene 579,52. In più, io sono un disgraziato, mi sono iscritto al sindacato, pago una quota sindacale, però sta pagando il sindacato giusto. Il sindacato giusto. E sono 13,46 euro. Naturalmente, oltre a ciò, esistono poi tutta una serie di addizionali regionali, comunali. Ecco, antici, Francesco, eccetera. Perdonami. Ce lo stanno infatti proprio chiedendo, no? Di spiegare queste famose addizionali, quindi addizionale comunale, addizionale regionale IRPEF, ecco, capire, perché credo che varia a seconda, ovviamente, della città. Regione della città, ecco, addirittura. Della prego. Città di residenza. Sì, 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 prego. Della città di residenza, che è legata alla regione, ovviamente, di residenza. E variano. A Roma, per esempio, vedete, l'addizionale regionale è abbastanza alta, 92, a questo signore, no? Io che sto nella regione Lazio, c'ho 110, perché poi dipende da quello che uno piglia, capite? Ciao. E le addizionali regionali che stiamo pagando adesso sono quelle relative all'anno precedente. Non sono quelle dell'anno in corso. Quelle dell'anno in corso cominceremo a pagarle a gennaio 2023 fino al 30 novembre 2023. Dicembre è il mese pulito, dove abbiamo lo stipendio senza addizionali regionali e comunali,
e la tredicesima senza l'RPD e il CIA. E quindi abbiamo lo stipendio reale, quello che dovremmo tenere in considerazione. Ecco, Francesco ci chiedeva, e questa è una domanda che prima faceva Andrea, scusa, vai. Io mi sono mantenuto all'interno dell'orario che mi avevi detto. Benissimo, benissimo, benissimo. Adesso tutte le domande, siamo a disposizione. hai fatto bene, per fortuna non ci eravamo scommessi niente, perché sennò dovevo sicuramente pagare. Dovevo pagare.